Ciao amici, non è semplice gestire questa quarantena. Voi come la state vivendo? Io per vincere la gioia ho già fatto 40 cambi di armadio. Stare a casa non è sempre facile, lo so. Lo sapevate che esiste una sindrome chiamata stress da trauma per isolamento? Restare socialmente isolati, vivere nell'incertezza e con la paura di ammalarsi può provocare stati di ansia, stress e tensione emotiva oltre che fisica. Sono tanti i disagi che hanno interrotto il flusso naturale della nostra vita quotidiana. Sono chiuse le scuole, i musei, i teatri, le attività sportive, sono rinviati gli eventi, i concorsi, i matrimoni, oltre che i funerali. Persino raggiungere i nostri cari a distanza in un momento così difficile risulta quasi impossibile, viste le cancellazioni di treni e voli aerei. Certo si tratta di un male comune, ma è importante non sottovalutare le conseguenze. Vediamo allora insieme 5 consigli su come affrontare al meglio questi giorni per alleggerire l'impatto che l'isolamento comporta sulla nostra psiche. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Non fissarsi su un pensiero negativo. È importante non alimentare l'idea di ammalarsi e non dare spazio alla paura. Questo ci aiuta a tenere alte le difese immunitarie, che sono particolarmente sensibili agli stati di psicosi e agli sbalzi d'umore. 2. Dare spazio alla creatività. Distraiamoci e impegniamoci nelle attività manuali che più ci piacciono. Ricamiamo, cuciniamo, scriviamo, dipingiamo, facciamo giardinaggio, ascoltiamo musica, balliamo, reinventiamoci in cucina e prepariamo pasti più equilibrati, ricchi di cibi sani. Coinvolgiamo i nostri figli nelle attività o creiamone per loro di divertenti e creative. 3. Prendere una boccata d'aria. Sul balcone o in cortile non dimentichiamoci di prendere un po' di aria e esporci al sole. La luce del sole è un forte antidepressivo che ci aiuterà a risollevare l'umore. 4. Gestire al meglio la convivenza. Non sempre è facile gestire la vita di coppia o la convivenza familiare 24 ore su 24. Per questo cerchiamo di evitare aggressività e sentimenti di rancore. In un momento difficile non è il caso di affrontare le crisi passate, ne parleremo dopo. Se avete bisogno di un aiuto per placare lo stress e l'ansia, in descrizione c'è il link a una mia meditazione gratuita che potete ascoltare quando volete. 5. Informarsi sapientemente. È importante informarsi con cautela sulle informazioni circa il coronavirus. Prediligiamo le fonti ufficiali e non concentriamoci su cosa accadrà dopo l'emergenza. Questo potrebbe suscitare maggiore stress e intaccare il nostro benessere psicofisico. Come ho già detto in uno scorso video, consiglio meno televisione più meditazione. Per chi non sa meditare e anche per chi già pratica, rendo disponibile una mia meditazione antistress gratuita che trovate nel link in descrizione. Bene amici, oggi abbiamo visto come gestire al meglio l'isolamento di questi giorni. Per vedere tanti altri video di consigli per la salute e la forma fisica è facile, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Se amate leggere, in descrizione vi metto il link per accedere ai miei libri ed ebook. Vivere la quarantena con più tranquillità è importante anche per i vostri amici. Condividete con loro questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.